altra missione, ragazzi. Siamo veramente vicini all'assassino di Silvio Barbarigo. Dopo che abbiamo completato in posizione la scorza e abbiamo anche perso la nostra spada. E adesso di certo non vado a Monteligioni per recuperare una spada. Col cazzo che ci vado. Ah, eccoti qua. Hai fatto? Sì, gli uomini sono in posizione. Bene, bene. Prendi questo. Sai come funziona, vero? Che è una borraccia. Trova il punto più alto di tutto. E sparalo da... È un fumogeno. Sarà il segnale d'attacco per i miei uomini. Bene, allora. Ci vediamo sul campo di battaglia. Puoi contarci. Due piccioni con una lama. Dante e Silvio Barbarigo se ne andranno, sapete dove. Ovviamente, certo, potevo farlo con la mia spada, però vabbè. Vabbè, il punto sopraelevato non è neanche tanto lontano. Freschi per la sua cappella. Dal momento che avversari arrivano, fermati e combatti. Si chiede agli interessati di avanzare delle proposte. Perché non lo agguanti? Oh. Cittadini, naufragio. Da San Pellegrino ha dato notizia che il mercante Zanin è colato a picco con tutta la sua nave e l'equipaggio al largo delle coste di Tessalonica. La Repubblica esprime cordoglio. Quanto è comodo sto salto ascensionale, raga. Fra devi... Oddio. Ti devo fare da mamma praticamente. Bello, bellissimo Ezio, così fluttuante. Uccideteli. Fateli fuori. Che bella la lotta tra NPC, cioè fantastico. Più falso di un foglio da 11 euro. Bella quella, cioè sembra quella di Gene Simmons. Bartolomeo ha bisogno di me. Acqua. Tanto non muore. No, che palle! All'arsenale. Mi potevo sgattaiolare dentro. Dobbiamo combattere con questo. Posso fare compagnia? E come? Oh, il coltellino. A tratti è più efficace della spada, però, È molto più efficace della spada a tratti. È efficacissimo! È una macchina da guerra questo pugnale! Ma che cos'è? Ma il pugnale di Superman? Ma ha dei poteri questo pugnale qui! Ha dei poteri! Fa un culo la spada! Ho già visto. Ma fa un culissimo la spada! Ma qualcosa di mai visto prima! Hai visto che campione? Dovresti essere onorato di morire per mano sua! Vieni qua, brutto stronzo. Muso da Mona! Muso da Mona? Beh, sei in Veneto. Mona! Ma chi è che il Mona che batte la porta e che chiude... urlando? Adesso basta! Non c'è tempo! Torna da me! Dobbiamo andare! Ezio, vai ora! Quella bestia ti porterà di certo dritto dal suo padrone. Io Ma dovrebbe essere morto. Impediremo alle guardie di inseguirti. Presto! Altrimenti salpano senza di noi. Assassina Dante Moro e Silvio Barbarigo. Sì. L'avevo anche fatto. Uno.
4 minuti e 38 per assassinare l'altro. Perché non ci provi? E spieto di esserti stato utile. Vattene, cane! Non ti andrà così! Questo stronzo! Chi ti vuole? Eccoci qui! Fatto fuori! Che cosa è successo qui? Perché le navi? Pensavo miraste al trono del Doge. Solo un diversivo. Dovevamo salpare anche noi. Per dove? Non te lo dirò mai. Cipro. Cipro. È la loro destinazione. Vogliono... morire. Vogliono... Non temete l'oscurità. Accettate il suo abbraccio. Requiescant in pace. Ben fatto, Ezio! Silvio è sconfitto! E il distretto militare... buono! Arsenale nostro! Bene, bene, così. Venezia si godrà finalmente un po' di pace e tranquillità. Dovremmo celebrare questa vittoria! Tanta gnocca per tutti! Per i tuoi uomini, Bartolomeo. Ma non posso restare. Temo che il mio lavoro abbia appena preso una svolta inaspettata. Che cosa intendi? Silvio non voleva sostituire Marco come doge. Anzi, stava per lasciare Venezia. Tutta questa faccenda era solo un diversivo. Perché? Questo è ciò che devo scoprire. 8000 fiorini. E anche questa sequenza. Lettera Dante Moro ottenuta. Sequenza 10 completata. E allora andiamo verso la 11, ragazzi.